allora quadrato, quindi siamo 4 per 4, 4 per 4. Ok, posso fare direttamente qui la sfera, da qui a qui, posso estrudere questo 4 o di più per tagliare, estrude, facciamo adesso, esageriamo così, questo vado sul front, lo posso spostare anche di 4, facciamo così, adesso linea trim. Ok, faccio in prospettiva di nuovo trim questo. Ok, di nuovo. Ok, adesso di nuovo faccio il piano verticale, linea, ok, cerchio, ok, trim. Ok, questo esplodo questo polisuperficie, questi li posso cancellare, poi trim, secondo queste linee posso tagliare questa superficie, ok. Allora, questo superficie, tornando qua, faccio array usando grid snap, questo posso attivare, 360, ok. Questi per esempio li posso dare un spessore, anche a tutti quanti li posso selezionare, unire e posso fare offset surf, ok, verso fuori o verso dentro, vediamo verso fuori, uso un po' di, beh, vabbè. Lo facciamo verso dentro. Facciamo verso dentro, 15 centimetri, va bene. Ok. Magari questi li posso dare un po' più di spessore. Scusate. Questa superficie le posso dare un po' di spessore. Facciamo extrude. Extrude surf, estrudi superficie, di nuovo, vedete questi li posso dare un po' di spessore qui, quando esplodo solo questa superficie, li faccio per esempio 0,20, un po' di più, 0,50, quindi qui, ok, ups, la direzione è sbagliata,
questo lo fa verso dentro perché probabilmente il normale è verso dentro. Meno 0,5. Ok. E questo è l'ultimo. Ok, display. Questo è brutto, questo display. Vabbè, questo è meglio. Ok, questo sembra più carino. Ok, quindi questa è la volta a vela. Si crea così, vado su top. Il lavoro. Ok, questo è l'arco. Adesso vado su una vista frontale. Questo è l'arco che è la generatrice, la direttrice. Un altro arco che è la generatrice. Ok, vado su la prospettiva. Ok, allora faccio sweep. Che sta qua. Allora, rail, quindi il percorso, la direttrice, cross section e la generatrice. Ok, questo è stato estruso secondo me. Posso accettarlo così. Se voglio, posso anche farlo in un altro modo. Creo questa linea verticale qua, che scusate, vertical qua verso l'alto. Questo può essere l'asse di rivoluzione, la stessa cosa. Oh. Quindi revolve, questo e poi l'asse da qui a qui. Ok, quindi da qui a qui. Ok? È la stessa cosa. Quindi sempre un revolve. Estrudo di 4 metri. Adesso creo due volte semplici che hanno la direttrice una linea dritta. Quindi vado su front, sulla vista frontale, e creo quest'arco da qui a qui. Ok, torno in prospettiva. Qui va estruso fino qua. Ok, questa è una volta semplice. Se voglio fare quell'altra perpendicolare, questa volta altra volta perpendicolare, la devo ruotare copiando di 90 gradi. Posso anche specchiare, ok? Posso specchiare su un asse inclinato a 45 gradi, quindi posso fare così. Facciamo mirror da qui a qui, giusto? Specchio secondo quest'asse a 45 gradi, quindi alla fine ottengo una volta ruotata a 90 gradi, una coppia nuova. Allora, questi due devono essere aperti sotto, quindi ognuna di questi due deve tagliare l'altra di queste volte per ottenere questo risultato qua. Vedete come sotto sono vuoti. Quindi faccio trim. L'oggetto di taglio adesso sarà questa volta. Invio. Devo tagliare questa superficie la prima volta e la seconda volta. Ok, vedete adesso dentro è aperto. Ok, di nuovo l'oggetto tagliante, l'oggetto che taglia è questo qua,
scusate, è questo qua e devo tagliare l'altra volta, quindi faccio 1, 2 e taglio questi 2 volte. Ok, quindi ho tagliato la parte interna. Adesso se guardate da sotto è una volta crociera. Allora, questo è un modo, però voglio farvi notare che questi qua, questi archi che vedete, sono archi verticali. Perché? Perché queste 2 volte sono uguali, quelli che uno ha tagliato all'altro sono uguali. Se vado dall'alto, vedete come l'intersezione tra questi due è questo X, che questa è una linea dritta. Perché adesso voglio che lo create in un altro modo. Quest'altro modo vi permette di capire come potete creare anche qualcuna diversa, però con lo stesso metodo. Faccio una copia. Allora, cancello questa, cancello tutti quanti, e qui parto sempre da questo extrude. Ops, non voglio extrude color, questo qua fino là. Ok, allora per arrivare a questo posso creare solo uno, invece di creare tutte e due le volte e tagliare una secondo l'altra, posso creare solo uno di questi. Di queste superfici e lo posso copiare tante volte. Questo è come lo devo tagliare questo? Io so che è esattamente questa la bisettrice, giusto? Questa linea qui, che praticamente a 45 gradi, essendo un quadrato, sì. Allora posso andare dall'alto e creare questa linea, questa polilinea, giusto? Che mi permette di ottenere questo spicchio, diciamo. Vado su prospettiva. Ovviamente l'ho fatto male, torno dall'alto, devo usare Project, posso fare 1, 2, 3 e adesso sono sicuro che stanno orizzontali sul piano di lavoro. Prospective, seleziono questo, faccio Extrude, lo estrudo in alto. Oh, mi sa che anche senza Extrude, però mi serve Extrude perché voglio vederlo, è meglio vederlo così. Ok, quindi ho estruso questo, vedete come quello che sta dentro è questo pezzo qua. Quindi lo posso tagliare secondo questo qua. Ok, questo è un passaggio anche importante da far vedere. Ops, scusate, ho finito. Da far vedere mentre costruisco questa volta a crociera. Move. Lo sposto, lo metto là. E questo copy. Vabbè, per ora non li copio, voi sapete che dovete fare questo. Allora, cancello questo. La superficie può essere copiata. Vado dall'alto. Faccio array polar. Sempre da qui 4 a 360 gradi, ok, invio. Vedete, ho ottenuto esattamente la stessa superficie, la stessa polisuperficie che è questa e questa. Ok, la stessa volta. Allora, questo mi permette di capire come posso farlo se ho un impianto poligonale regolare. Ok, questo c'ho un poligono che è quadrato sotto, però se c'ho un altro tipo di poligono, per esempio questo qua,
A 5 sempre, facciamo 5. Ok. Facciamolo grande così. Se io voglio una volta a crociera su questo impianto, devo fare sempre la stessa cosa, come vedo qua. Quindi io so che alla fine, se vado dall'alto, queste linee di intersezione si incontrano tutte al centro, giusto? Perché è questo un poligono regolare. E il centro come lo posso tirare fuori? O facendo un cerchio che passa su tutti i vertici e prendo il centro, o posso fare così, il perpendicolare da un vertice a un segmento in fronte, posso ottenere questo centro. Giusto? Facciamo questo cerchio. Ok. Vedete, se vado a selezionare il centro, vedete come sta qui. È il centro del cerchio. Ok, allora adesso io so che va bene che ogni pezzo di questi, ogni spicchio di questi sarà un pezzo di questa volta, un spicchio di questa volta a crociera. Devo creare, vi faccio il caso particolare, non il caso in cui questo parallelo all'X. Cominciamo da qua. Faccio sempre la linea da qui a qui. Faccio questo point. Lo metto qua. Questi li posso cancellare. Comincio con questo caso. Faccio una linea, una polilinea così. Vado in prospettiva. Faccio un piano verticale con l'X allineata a questa faccia, che qui ci sarà l'arco di questa volta. È l'arco questo qua. Ok, cerchio che c'ha il centro e il punto medio di questo segmento da qui a qui, giusto? Ok, questo va estruso. Lo estrudo, va bene fino a qua, però posso estruderlo ovviamente senza project. Ok, lo posso estrudere fino a qua, come voglio, fino a qua basta però. Ok, questa è la volta che viene tagliata con questo. Torno al piano di lavoro normale, questa superficie viene creata con l'estrusione, superficie che deve tagliare. Ok. Vedete come taglia? Allora adesso taglio questo rispetto a questo con trim. Ok, vedete come è creato questa superficie. Questo ora con array come al solito, con il centro qua, 5 questa volta, so 5 a 360 gradi. Invio, vedete come ho fatto una volta a crociera su questo impianto che è un pentagono. Ovviamente questo va cancellato per vedere com'è fatta questa volta. Ok, poi possiamo andare avanti per creare una cosa più architettonica.
quindi questo viene alzato. Ovviamente questi posso cancellarli. Adesso ho fatto la mia superficie che mi piace. Vado su front, move. Va bene così. Ok. Adesso posso creare questi archi come ho fatto qua. Ok, e li posso copiare, posso creare questa struttura. Allora, faccio anche mirror, da qui. Ok, allora adesso per fare la volta a padiglione è la stessa cosa, però qui devo mantenere la parte che sta dentro ma non quella che sta fuori. Ok, lo devo tagliare in modo diverso, quindi invece di avere la volta questa qua, devo avere questa qua, e qui invece di questa, questa qua. Quindi faccio sempre come ho fatto prima. Adesso faccio come la prima soluzione, trim, taglio questa, questa volta rispetto a quella là. Ok, adesso faccio il contrario, questa e questa. Questa superficie devono tagliare questa e questa. Vedete come ho ottenuto adesso la volta a padiglione. Faccio un piano rettangolare e adesso, come ho fatto questo, in questo io so che questa è la pesatrice di questo angolo, quindi questa è a 45 gradi rispetto a un lato, perché tutta quanta è di 90 gradi. Anche qui la stessa cosa. Ok, se vado dall'alto, creo questa linea a 45 gradi, questa una linea a 45 gradi, ok, questa un'altra, o posso anche specchiare questi due rispetto al midpoint. Ok, allora la parte, adesso devo decidere qual è la parte sopra orizzontale. Ok. Ovviamente può essere grande o piccola, strutturalmente cambia tanto, però adesso per noi non è importante quanto è grande. Però possiamo decidere che è grande così, da qui a qui, giusto? Deve passare sui spigoli, cioè, diciamo, questo rettangolo, i vertici di questo rettangolo devono passare in queste linee. Faccio trim, taglio, questo ovviamente li posso cancellare. Questa in pianta si vede così. Ok, vuol dire che questa superficie cilindrica c'ha la linea d'imposta qua, la linea di chiave qua. Ok, qui è orizzontale. Quindi questo cilindro qua c'ha un raggio di, qui in questo caso, 5 metri. Ok? C'ha un raggio di 5 metri. Allora vado in prospettiva. Voglio creare questo cilindro qua. Faccio
Faccio un piano verticale da qui a qui. Ok. E poi faccio un cerchio che c'ha il centro qua. Ok. E c'ha questo raggio, quindi faccio un cerchio. Ovviamente lo voglio creare sul piano di lavoro, quindi uso Project, quindi tutte le linee, che tutti i snap che prendo qua, lui me li proietta sul piano di lavoro, quindi da qui a qui. Ok. Allora, io perché vi ho detto che questo deve passare, questo impianto deve passare su questi proiezioni delle linee di intersezione, perché così ottengo due cilindri, che sia questa che va lato corto e lato lungo di 5 metri, 5 metri il raggio, vedete questi con 5 quadrati, questi anche la stessa cosa. Ok, allora questa qua viene estrusa, extrude da qui a qui. Allora, vi faccio una copia perché lo volevo far vedere in un altro modo dopo. Ok. Questa adesso può essere tagliata secondo un piano verticale, che secondo un polisuperficie verticale. Ok. Extrude. Ok, adesso faccio trim. Ok, ho ottenuto questa parte qua. La stessa cosa la devo fare con l'altro. Questo per oh, scusate, questo per esempio, o lo posso creare di nuovo su un piano verticale qua. Lo faccio meglio, quindi in piano verticale che c'ha l'X in questa direzione, faccio un cerchio, vedete, da qui a qui. Questo viene estruso, extrude. Ok, tolgo project da qui a qui. Ok. Sempre viene tagliato da questo seleziono questa curva extrude qua, quindi li metto fino qua. Ok, e adesso posso tagliare. Ok, e ora posso anche specchiare questo e questo, secondo l'asse questa al centro e questo secondo l'asse lunga. Allora faccio dall'alto, mirror, ok, copy S. Perfetto, e anche questo vado in prospettiva. Questo può essere tolto anche. E qui creo il piano orizzontale. Allora, quello che abbiamo fatto qua è questo qua, per spiegarmi meglio, è questo qua. Giusto, questa copio.
Ok, e questo qua abbiamo scelto dei parti di questi quattro cilindri, giusto? La parte interna qua, la parte interna là. Ok, e abbiamo ottenuto questo. Si può fare anche tagliando una rispetto all'altra qui. Ok, guardate, per esempio, posso tagliare questa rispetto a questa, quindi faccio trim. È un po' difficile selezionarla. Ok, e adesso la stessa rispetto a questa. Ok, adesso rispetto a questa. Ah, scusate, a questa, devo tagliare questo e questa. Ok, rispetto a questa, devo tagliare questa. È un po' confondente, però si capisce. Vedete, adesso ho ottenuto la superficie esterna, però ovviamente anche quelli dentro li dobbiamo tagliare. Esattamente questa qua. Adesso per non confondermi tanto, isolo questa, vado su front, una linea orizzontale. Faccio trim, taglio la parte in basso così vedo meglio. Ok, prospettiva. Vedete, questi dentro li devo levare. Ora posso creare la superficie orizzontale sopra, da qui a qui. Ok, e questo adesso può essere il piano di taglio di questo qua, di questo qua, di questo qua, di questo. E di questo, giusto? Ho fatto la stessa cosa che ho fatto prima, quindi questi sono due modi in cui possiamo ottenere questo questa volta.